Settimana scorsa sono andato a Milano a partecipare alla staffetta della maratona stessa, ho corso l'ultima frazione, sono rimasto sorpreso di vedere allo stand che si raccontavano di consigli su come allenarsi per la maratona, anche se la maratona stessa forse non era stata corsa. Io ho avuto la fortuna, proprio quel giorno, di parlare con uno dei più grandi esponenti del podismo italiano, Mimmo Ricatti, che nel 2014 corse gli europei di Zurigo per l'Italia. Sentiamo cosa ci ha raccontato, poi dopo vi darò tre consigli miei, che sono peraltro basati su un libro, Lore of Running, la scienza della corsa, di Tim Noakes, professore sudafricano. Speriamo che prepari la quinta edizione, che visto che questo libro è un po' datato, ma comunque contiene una miriade di informazioni per tutti i podisti amatori. Vi racconto nei prossimi minuti l'esperienza di Mimmo e poi, stay tuned, i miei tre consigli. Mimmo, sei pronto per correre la maratona oggi? Guarda, abbastanza no, ma per correre la staffetta sì. Che suggerimento potresti dare a chi iniziasse a correre? Ripensateci. Ma no, naturalmente, oltre gli scherzi, c'è tanta gioia, c'è tanto senso di libertà, c'è tanta amicizia. Siamo in un posto meraviglioso qui nel centro di Milano, in un parco fantastico con tanta gente intorno, e si sente un'aria fantastica. Solo per questo dovreste iniziare a correre, continuare e condurre le vostre vite nel segno della felicità e del movimento. Quando riprenderai a correre le maratone? Ho corso a Firenze la passata maratona, avevo una mezza idea di correre qui a Milano, però ecco, tra bisbocce con amici, la vecchiaia che incalza, perché poi incalza, ricordatevi, era il mio ex allenatore ed è il mio amore tecnico della vita, e poiché lui incalza e la vecchiaia incalza, mi do i giusti tempi e vediamo, quando ricomparirà la motivazione magari mi riaffaccerò agli allenamenti giusti e in autunno vedremo. Nel frattempo altre gare, altre sfide e tanti luoghi da vedere, tanta gente da conoscere. E invece a livello di riscaldamento oggi cosa farai? Io consiglio a tutti quanti di concentrarvi sulla mobilità. E non è quella roba nel lavoro, sapete, la mobilità del lavoro, che uno lavora 2 ore, altro lavora 3 ore, no. Un po' di mobilità articolare, dello stretching molto soft, un po' un pelino di corsettina e poi siete già pronti, sorridete e la vostra maratona sarà un successo. E oggi seguirai, da quanto ho capito, tutti e tre i frazionisti della staffetta. I criticoni che mettono in giro queste millanterie. No, in realtà correrò una frazione della staffetta. È un modo nuovo, è un modo più giocoso di affrontare questa distanza, che come sappiamo è la regina, diciamo, delle corse d'endurance, ma va preparata, va trattata veramente come una signora, perché è tanto elegante, ma sa anche prendere a schiaffi. Oggi sarò di staffetta e festeggerò con gli altri miei tre amici di avventura. Ma correrai forte stamattina oppure no? A dire il vero, credo di non aver mai corso forte, e perciò non so se oggi correrò meno lento del solito, e tenterò di portare con me questo spirito che credo che voi abbiate intuito, e poi vediamo questi 8-9 chilometri se fileranno lisci, diciamo più svelti possibili, per andare a riparo perché fa un po' freddo. Ma devi fare 14,7, no? Allora in realtà avrei dovuto fare l'ultima frazione, ma siccome la compagnia aerea ha ben pensato di anticiparmi il volo e allora abbiamo fatto un rimiscugliamento generale dell'ultima ora, e perciò anticiperò la mia frazione dall'ultima alla seconda, e che Dio ce la mandi buona. Va bene, grazie Mimmo, ci vediamo alla prossima. Grazie a te Massi, e veramente corriamo ancora tanto insieme e sempre con lo sguardo rivolto al futuro. Ciao! Ciao! Tra l'altro sarebbe premiante se vi iscriveste al canale per non perdere ulteriori recensioni di scarpe, tecnologia e di tutto quello che gira intorno al mondo della corsa. Come ho già detto, nei prossimi giorni faremo faviglia. Dal mio punto di vista ci sono miliardi di consigli che si potrebbero dare, questo libro ne contiene un'infinità, la cosa certa però è che un individuo non si comporterà allo stesso modo rispetto a un altro, quindi assolutamente la cosa che dovete fare è capire voi stessi, capire come agite e cosa fare. Dal mio punto di vista, se dovessi darvi tre
ma soltanto 3 consigli, direi che la prima cosa da fare è quella di svegliarsi più o meno allo stesso orario, quindi la settimana precedente alla maratona cercare di andare a letto a un orario prefissato e svegliarsi allo stesso orario. Non stressatevi più di tanto, anche perché il corpo farà sicuramente fatica a riprendersi in maniera rapida. Lo vedo molto chiaramente utilizzando il sensore Aura. Se doveste cambiare la routine, chiaramente se la maratona non è a Milano ma in un altro posto, potreste in effetti guadagnarci arrivando in quel posto qualche giorno prima, per permettere al vostro corpo di dormire in un letto conosciuto e al tempo stesso riposarvi bene prima del giorno della gara. La seconda cosa fondamentale è sicuramente quella di capire qual è il tempo gara. In questo caso il ritmo da affrontare, secondo me, lo dovreste impostare sicuramente prima. Pensate a quale potrebbe essere il ritmo della mezza maratona, sapendo che nella prima parte dovete correre in maniera molto sotto controllo e soltanto nella seconda parte, ma vi auguro di non soffrire. Infine, il terzo aspetto, secondo me fondamentale, è l'alimentazione. Fate colazione in maniera corretta o come piace a voi, basandovi su quello che già di solito fate durante la settimana o nelle gare precedenti. Utilizzate quanti gel volete, non usate quelli dell'organizzazione, ma prendete i vostri. Potrebbero nuovi gel crearvi dei problemi al vostro corpo. Io utilizzo Morten, che facilita chiaramente la digestione, ma ci sono altre soluzioni davvero interessanti. Io comunque vi auguro buone gare, voi nel frattempo stay strong, keep running, ci vediamo alla prossima. Chissà quando farò la maratona, lo saprete presto. Ciao!